Questo transceiver l'abbiamo già visto, l'abbiamo già esplorato in un precedente tutorial su Arduino. Si tratta dell'MCP2515, un transceiver utilizzato per comunicare in CAN bus. Un transceiver solitamente è un dispositivo fisico, hardware, in questo caso un microchip, che è dedicato alla traduzione o comunque all'incapsulamento di uno stream di bit in preparazione alla comunicazione tramite uno specifico protocollo. In questo caso l'MCP2511 è un transceiver dedicato alla comunicazione CAN bus. Qui presenti sulla scheda troviamo tanti pin, in particolare noi ci colleghiamo al nostro microcontrollore tramite questi qui. Dovete sapere che l'MCP2515 comunica con il nostro microcontrollore tramite il protocollo SPI, quindi noi per mandare messaggi sulla CAN bus dobbiamo passare tramite l'SPI. Questo non è il massimo, però diciamo che per un transceiver a basso costo come questo qui ci può anche stare per svolgere i nostri test o comunque per implementare anche qualche progettino abbastanza serio. Detto questo, presenti sulla scheda ci sono anche altri diversi pin. Ad esempio troviamo il morsetto, che sono proprio i due pin della CAN bus. In realtà anche i due pin dietro al morsetto sono sempre quelli della CAN bus. Questi qui in alto invece sono il jumper per la resistenza da 120 ohm. Infatti dovete sapere che la CAN bus, ai capi della CAN bus ci sono due resistori da 120 ohm per evitare che il segnale, una volta che viene propagato, si rifletta e rimbalzi indietro, causando appunto dei problemi di comunicazione. Quest'oggi non entreremo nel dettaglio sul protocollo CAN bus. Eventualmente, se volete un video su come funziona nel dettaglio la CAN bus, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Intanto vi chiedo soltanto di lasciare un like se vi interessano questo tipo di contenuti, se vi piace il video di oggi, e di iscrivervi appunto per non perdervi le puntate prossime. Detto questo, cosa faremo oggi? Oggi andremo a collegare questo dispositivo qui ha un STM32 e naturalmente, siccome dobbiamo comunicare, dobbiamo avere due dispositivi. L'altro dispositivo è un Arduino Nano, perché non ho un altro STM32. Quindi andremo a comunicare dei dati via CAN bus tra un STM32 e un Arduino Nano. In particolare sull'STM32 accenderemo un LED, sull'Arduino Nano invece andremo a leggere proprio lo stream di dati ricevuti e che appunto sono stati comunicati dall'STM32. Prima di andare al computer dovete sapere che un frame, ovvero il messaggio che viene mandato sulla CAN bus, ha alcuni parametri che sono fondamentali da sapere. Il primo è l'ID. L'ID o identificativo viene utilizzato per appunto identificare il dispositivo che ha inviato il messaggio. In realtà ha anche un altro scopo, nel senso che se due dispositivi vogliono comunicare contemporaneamente, quello con l'ID più basso prevale su quello con l'ID più alto. Oltre a questo, all'interno del nostro codice dovremo specificare la dimensione del payload di dati, quindi c'è uno specifico parametro all'interno del frame che specifica la lunghezza del payload, e poi naturalmente andremo a inserire i nostri dati all'interno del nostro payload. La velocità di comunicazione varia da 125 kB al secondo fino a 250, 500 e poi in teoria fino anche a 1 MB al secondo. Naturalmente CAN bus non è adatto a trasferire quantità importanti di informazioni come ad esempio un'immagine, però insomma i parametri che magari vi servono per andare a controllare un motore o per trasferire dei valori di temperatura, umidità, eccetera, eccetera, ecco, la CAN bus è adatta per questo tipo di cose. A questo punto passiamo al computer, partiamo dall'IoC, quindi a definire i pin che andremo ad utilizzare sull'STM32 e poi andremo a programmare il tutto. Quindi eccoci qui sulla parte di configurazione del processore. Qui ho saltato la creazione di un nuovo progetto, però fate file, nuovo STM32 project e poi dopo vi ritrovate all'interno di questa pagina scegliendo appunto il corretto modello del vostro processore. Una volta fatto questo, innanzitutto abilitiamo subito l'RCC, quindi mettiamo qui Crystal Ceramic Resonator, andiamo ad abilitare il serial wire per andare a programmare l'STM32 e nel clock configuration io ho impostato la frequenza di lavoro massima, quindi APB1 APB2 lavorano 84 MHz, a parte le periferiche di APB1 che sono a 42. In GPIO ho definito il PA8, quindi questo pin, semplicemente dovete cliccare qui sopra, cliccare su GPIO output, vi viene creato il pin qui e una volta che ce l'avete qui, in sostanza potete andare a modificare i parametri
cliccando sopra, andate giù, ad esempio qui cambiate il nome, qua potete cambiare se push pull oppure open drain, io l'ho lasciato così com'è il LED, mentre il SPI CS l'ho impostato a livello alto, quindi in automatico quando viene mappato in sostanza il suo valore viene subito messo ad alto, perché naturalmente noi il transceiver lo vogliamo utilizzare fin da subito. Detto questo l'ho chiamato SPI CS e qui più o meno siamo a posto. Successivamente sono andato in SPI 1, avete tante scelte, e io ho abilitato full duplex master, quindi noi siamo il master che vogliamo comunicare con lo slave. Di conseguenza ci vengono assegnati SPI SCK, SPI MISO e SPI MOSI. In particolare ricordiamoci quali sono questi pin. Qua abbiamo per SCK MISO MOSI PA7, PA5, 6 e 7 e PA8 e 9 per LED ed SPI CS. Una volta fatta la configurazione fate CTRL S e vi viene generato il progetto. Innanzitutto vi devo dire che naturalmente le librerie per utilizzare l'MCP 2515 e la CAN bus non le ho scritte io, siccome c'erano già non avrebbe avuto senso riscriverle da zero. Però ho modificato un po' di cose perché una volta scaricate in realtà non funzionavano. Le ho adattate al mio processore, anche perché lo trovate per un F103 se non sbaglio. Quindi innanzitutto andate a creare un file, uno di questi qua, a partire, partiamo ad esempio dall'MCP 2515.h, quindi andate in Inc, tasto destro, New, header file, scrivete MCP 2515.h, gli date il finish e vi genera appunto un file vuoto. Questo file vuoto andate su GitHub, vi lascio questo codice su GitHub e ci andate a inserire appunto questo MCP 2515.h, copiate e incollate tutto. Cosa ho modificato io? In sostanza ho aggiunto STDBool perché dava dei problemi qui sotto nelle funzioni bool, quindi mancava la variabile bool e l'ho aggiunta così. Successivamente, siccome io ho un F4, qui c'era F1, naturalmente qui ho cambiato STM32 F4XX-HAL. Una volta fatto questo, qua non dovrebbero esserci più problemi, dopodiché andate a creare il file C, quindi in SRC, tasto destro, New, Source File, MCP2515.c, cliccate su Finish. Una volta fatto questo, vi viene generato il file. Qui dovete includere main.h, perché gli SPI CS port, CS GPIO port e SPI CS pin sono definiti lì, altrimenti appunto non ve li trova. Dopodiché qua, oltre ad aver aggiunto questo, direi che non ho modificato nient'altro. Comunque utilizzate la SPI 1 o comunque se la modificate utilizzate la SPI 2, cambiate appunto questi handler, altrimenti se non funziona è chiaro che il problema è qua. Se date al CS pin un nome diverso naturalmente dovete cambiare questa cosa qui, io l'ho chiamato SPI CS e per questo si chiama SPI CS GPIO port. Una volta fatto questo non dovrebbe esserci nient'altro da modificare, quindi copiate e incollate anche questo file di codice qua. Poi dobbiamo creare canspi.h e anche qua ci incollate questo codice qui dove io ho aggiunto STDBool perché dava errore, appunto in realtà adesso non serve più perché l'ho modificata. Questa qua era bool come funzione, canspi initialize, siccome dava degli errori l'ho messa int ritornando un intero diverso per ogni tipo di errore. Una volta fatto questo, come ultimo file andiamo a creare can-spi.c, cioè in realtà potete anche non crearli, scaricate direttamente quelli che ho io su GitHub, li aggiungete al progetto, poi se c'è qualche bazza insomma li modificate, ecco. In questo dobbiamo appunto includere canspi.h e mcp2515.h, dopodiché anche qua direi che non ci sia da modificare nient'altro. A questo punto riusciamo a dirigerci al main. All'interno del main dobbiamo includere, ma questo dovrebbe farlo in automatico, main.h, stm32f4xx eccetera eccetera, dobbiamo includere canspi.h, questa qua. Una volta fatto questo, qua abbiamo l'SPI handler, qui andiamo ad aggiungere ucan msg, che sono delle struct che poi conterranno appunto il nostro messaggio, se non sbaglio dovrebbero essere struct infatti, e questo nel user code begin pv. Ora andando giù all'interno del main abbiamo la hal init, la system clock config, vengono inizializzati GPIO e l'SPI. Infine io qua nel user code begin cosa ho fatto?
Ho spento il LED facendo una write pin di GPIO pin reset. Successivamente int ret prende un valore casuale perché lo inizializzo. A questo punto faccio la can spi initialize prendendo appunto con ret il valore di ritorno. E questa è proprio quella che ho modificato guardando che messaggi di errore mi dava. Do dei messaggi di errore negativi se c'è qualche problema, quindi se ret è minore di 0, allora tengo acceso il LED, lo accendo, lo tengo acceso, perché appunto qui dopo abbiamo un ciclo infinito che blocca il tutto. Dovete sapere che per fermare il processore non potete fare una return dal suo ciclo infinito, dal suo void loop, perché altrimenti crasha. Quindi dovete inserire ad esempio un altro ciclo infinito. Una volta fatto questo, all'interno del suo classico ciclo infinito dove svolge le operazioni, facciamo se can spi receive, quindi se arriva un messaggio, se il messaggio arriva dall'ID 0x36, quindi uno specifico dispositivo che io conosco all'interno della CAN bus, allora vado a controllare, in questo caso perché io nel data 0 ci metto il valore per accendere il LED, se nell'RxMessage.frame in data 0 c'è un 1, allora accendo il LED, quindi al GPIO write pin, LED GPIO port, eccetera eccetera, altrimenti lo spengo. Una volta fatto questo, andiamo anche noi a comunicare in CAN bus con l'STM32. Ho messo un piccolo delay con la hall delay di 100 millisecondi. Successivamente txmessage con id type, prendo lo stesso id type di rxmessage, poi come id del mio dispositivo metto 0x0a, mando 8 byte se non sbaglio, esatto, sì, mando via 8 byte, e questi 8 byte sono 0 1 2 3 4 5 6 7. Una volta fatto questo, chiamo la can spi transmit passando come riferimento tx message. Ecco, una volta fatto questo abbiamo finito, quindi andiamo a fare i collegamenti. Io ho mappato il cs pin su d7. Se avete un F4 e avete copiato la mia configurazione, CSPin è sul 7. Se non sbaglio, l'SCLK, segnale di clock, dovrebbe essere sul 13, mentre il MISO è il D12, c'è anche scritto qui sopra. Se non sbaglio, MISO va collegato al MISO dello slave, quindi sul SO. MISO sta per Master In, Slave Out, mentre il Master Out, Slave In, va sul pin 11. Una volta fatto questo, dobbiamo collegare anche il GND e l'alimentazione, che io in questo caso imposto a 5 volt. Successivamente ci manca soltanto da collegare la CAN bus, quindi andiamo a svitare un po' i jumper. Andiamo a prendere l'altro, in questo caso sopra abbiamo l'H, CAN H e sotto il CAN L. La CAN bus in teoria è progettata anche per funzionare con uno solo di questi cavi qua. In ogni caso, noi colleghiamo l'H all'H, cercando di stringerla abbastanza così che non esca e faccia contatto abbastanza bene, e successivamente andiamo a attaccare anche l'L. Poi, sempre teoricamente, da entrambi i capi dovremmo connettere il jumper per la resistenza da 120 ohm. Non so perché dà problemi sul STM32 se lo collego da tutte e due le parti, quindi in questo caso lo vado a collegare soltanto da una parte. Eventualmente fatemi sapere nei commenti, nel caso in cui andate a ripetere la configurazione, se a voi dà problemi metterli tutti e due, perché appunto teoricamente dovrei metterlo sia qui il jumper che qui. Poi dopo, in realtà, se inserisco un altro dispositivo, sul terzo dispositivo non serve. Per quanto riguarda il codice che utilizzo su Arduino, vi consiglio di dare un occhio su GitHub o comunque di vedere lo scorso video che ho fatto sulla CAN bus. Questo lo salto e passiamo direttamente ai test. Quindi vado a collegare l'Arduino Nano, vado a collegare l'STM32. Collegando appunto il jumper su questo secondo transceiver, possiamo notare che il LED, appunto la comunicazione CAN bus, parte e il LED inizia a blinkare. Questo perché appunto sull'Arduino io ho una variabile che inverto ogni volta che la comunico, è un boolean, comunque un intero che viene invertito tra 0 e 1, e questo va a impostare lo stato del LED. Dall'altra parte invece, se vado ad aprire Arduino, potete notare che questo intanto è il mio codice sorgente che utilizzo per comunicare con la CAN bus. Qua naturalmente inizializzo il chip select, poi dopo ci sono le stesse cose che abbiamo fatto nel tutorial precedente. In ogni caso, se vado ad aprire il monitor seriale sulla porta, dunque dovrebbe essere, ma
la 4, la 5, chi lo sa, a 9600 baud. Come potete vedere, sta ricevendo uno stream di byte e da qui notate che abbiamo i numeri tra 0 e 7 e l'identificativo del dispositivo è la A. Quindi, come avete potuto vedere, mettere in piedi la comunicazione CAN bus tramite il transceiver MCP2515 è una cosa molto semplice. Però iscrivetevi al canale perché ho già ordinato gli MCP2551, se non mi sbaglio, dovrebbero chiamarsi così, e praticamente hanno soltanto due pin per collegarsi agli STM32. Farò un video anche su questi perché è molto interessante. In teoria ci sono già delle funzioni nelle librerie HAL per poter comunicare con questi transceiver su STM32. Poi ho ordinato altre cose, ho ordinato altri due processori. Comunque iscrivetevi, lasciate un like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere appunto come siete riusciti voi ad implementare la CAN bus, se vi ha dato problemi anche a voi mettere il secondo jumper. Io non lo so, tutto il pomeriggio che ci scasino e mi ha dato un sacco di problemi. In ogni caso, come vedete, la comunicazione funziona. Come al solito, se avete trovato interessante il video, vi chiedo soltanto di lasciare un like che vi giuro fa una differenza abissale rispetto a guardare il video e poi uscire direttamente. E con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Go, go.